Ciao ragazze, allora nuovo video. Allora scusate prima cosa per la location un pochettino diversa rispetto a tutti gli altri video, ma da alcune richieste che ho ricevuto soprattutto su Instagram, poi vi lascio magari il direct che ho ricevuto qui giusto per farvi vedere, perché una ragazza è stata davvero molto molto carina, ho deciso per questo video di mostrarvi tutte le mie valigie, perché sono in realtà due borse per l'ospedale. Mi trovate qui nella mia ex camera da letto, che come vedete da qualche mese è già stata adibita come camera per il piccolino e non ho cambiato quasi nulla, diciamo, di arredamento, ho solo aggiunto tutte le cose che comunque mi servono per il nuovo arrivato. Per comodità ho disposto qui sul letto, quindi in nessun'altra parte della casa, tutte le mie valigie e le cose che porterò, anche per non averle sempre, diciamo, in giro. Ho messo dentro sia le cose per me che per il bambino, quindi io direi che posso lasciarvi direttamente al video. Allora ragazze, diciamo che per l'ospedale io ho preferito organizzarmi in questo modo. Ho utilizzato per prima cosa questo trolley blu, scusate se è aperto, ma lo lascio sempre aperto perché comunque ho fatto la valigia qualche giorno fa, diciamo, e non voglio che comunque tutti i vestiti all'interno prendano cattivo odore. Mi sono organizzata con questo trolley blu di Carpisa, non volevo portarmi una valigia troppo grande. Questa invece mi sembrava della dimensione giusta, anzi c'è ancora spazio. Calcolate che qui non ho messo nulla, ma adesso vedrete bene. E oltre a questa però, come vedete, c'è anche questo borsone, diciamo, da mare. Qui ho messo tutte le cose che servono per lo più a me, quindi più magari non vestiti, più cose tipo magari di igiene eccetera personale. Qui invece tutti i vestiti e le cose del bambino. Ho cercato di seguire per lo più tutto ciò che mi è stato richiesto dall'ospedale in cui credo che andrò a partorire. Hanno lasciato questo foglio con tutto l'occorrente che devo portare per me in questa prima parte. Ho aggiunto qualcosa a penna che poi vi spiego, e poi diciamo tutto l'occorrente per il neonato. Al corso preparto mi hanno fornito di un elenco, scusate è tutto rovinato perché questo è quello che ho usato maggiormente perché è davvero molto completo, un elenco, e io come vedete ho scritto appena alcune cose per essere sicura al 100% di prendere tutto bene. Posso dire che più o meno entrambi i fogli hanno più o meno lo stesso contenuto, quindi almeno per me non è stato molto difficile, ecco, preparare tutta la valigia. Iniziamo con aprire il trolley. Allora, aprendo la valigia, come prima cosa in questo sacchettino, che poi vedrete che è quello che ho utilizzato anche per fare tutte le bustine al bambino, ho messo un bel po' di paia di mutande. Ne erano rimaste fuori due perché erano ancora da asciugare, tutte naturalmente bianche in cotone come mi hanno consigliato. Credo che all'interno ne ho messe 5-6 paia massimo. Come avete visto anche nell'ultimo video haul che vi lascio qui nelle schede, mi sono presa dei pigiami, e i pigiami che vi ho fatto vedere naturalmente li ho lavati, li ho piegati, e solo nello specifico questo con la parte sopra viola e la parte sotto rosina, che ho preso da Terranova e ho pagato tipo 8 euro. E è un pigiama a manica corta, perché comunque io sono un tipo che ha sempre caldo e preferisco sempre magari un pigiama a manica corta, anche perché so che all'ospedale non è che fa proprio freddissimo. Secondo pigiama, questo sempre a manica corta, pantaloncino corto, l'ho preso da Upim, pagato sempre sui 7-8 euro, e anche questo ne ho presi due perché comunque ho visto che nell'elenco dell'ospedale in cui spero di partorire, e anche quando sono andata, diciamo, proprio lì a fare un giro, una visita all'ospedale, l'ostetrico che ci ha fatto visitare il reparto di maternità ci ha detto che loro preferiscono più che noi portiamo i pigiami, soprattutto durante il parto, che non le vestaglie. Questo per loro dicono per una questione di comodità. Io sono più contenta perché con la vestaglia, soprattutto quella abbottonata davanti, non mi trovo.
E poi invece, come non detto, mamma mi ha regalato ben tre vestagli di questi abbottonati davanti, che io comunque metterò magari nei giorni successivi proprio al momento del parto, perché poi magari sarò più comoda, sicuramente spero di allattare, quindi magari anche per l'allattamento, eccetera. Questi sono sicuramente tagli enormi, XL, L. Detto tutto questo, sono finiti gli indumenti per me. E iniziamo con le cose del bambino. Per prima cosa, non so se ce ne sarà bisogno, comunque io mi sono fornita di una copertina. Questo è stato un regalo dei miei genitori, è davvero bellissima perché è tipo con Winnie the Pooh. E questa l'hanno presa da Prenatal e non lo so, credo l'abbiano pagata sulla ventina di euro. Da adesso in poi cerco di farvi vedere. Per prima cosa ho realizzato questi sacchetti. Li ho presi su Amazon, li vendono proprio in confezione, in un'unica confezione da 6. Poi vi lascio il link nell'info box e all'interno ho messo semplicemente un bavaglino, due pannolini, uno taglia 1 e uno taglia 2. Qui c'è tipo la camiciola della fortuna, ho messo i calzini e poi ho messo una magliettina a maniche, credo corte, e un pantalone abbinato celeste, e così ho proseguito nel fare una, due e cinque buste. Poi sul foglio è indicato di portare degli asciugamani o comunque diciamo dei teli di cotone. Io ho questi che ho preso da Lidl, che sono tipo le muselle, musella, credo si chiamino così. Il cotone comunque è buonissimo e per ora ne porto due. Ah, ok, qui praticamente ho messo la scorta di alcuni prodotti che potrebbero macchiarsi, cioè nel senso se si macchia magari un body o una magliettina a maniche lunghe o qualcosa, qui c'è tutto. Questo è il cappellino. Poi portiamo un ciuccetto, ma giusto così, non voglio darglielo i primi giorni. E poi qui ho messo naturalmente dei pannolini di scorta. Questi sono pannolini taglia 2, qui un bel po' di pannolini taglia 1. Allora, riguardo diciamo la marca di pannolini che io voglio utilizzare o che ho comprato per ora, quelli che vedete qui dentro o dentro nei sacchettini sono Pampers e Huggies, perché già so che magari dopo questo bambino avrà la pelle delicata, eccetera, e bisogna un attimo capire quale marca e quale tipo di pannolino è più adatto a lui. Naturalmente poi proverò i pannolini Lidl, assolutamente, perché comunque i Lupi Lu hanno sempre opinioni contrastanti e devo un attimo capire. Poi ho visto che sono stati premiati da Altroconsumo, i pannolini di Eurospin anche, quindi voglio provare anche quelli. E anche quelli di MD sono andata proprio oggi a vedere, però ho visto che le taglie piccole non ci sono e forse volevo vedere anche se andavano bene quelli della Coop. Anzi, datemi voi qualche consiglio, fatemi sapere se magari voi avete qualche marca preferita che anche per chi ha pelli più delicate è andata bene. Terminata la valigia, adesso vi faccio vedere tutto ciò che ho nel mio borsone. Ok, così si vede meglio. Allora, per prima cosa ho questo beauty case che come vedete è ancora diciamo da riempire. Mancano ancora alcune cose da mettere all'interno di questa borsa, tipo la spazzola per i capelli, perché comunque voglio portare una delle due Tangle Teaser. Una busta vuota per naturalmente i panni sporchi. Un rotolo di carta perché può sempre servire. Allora, assorbenti sottile giorno, ma questi sono proprio quelli, diciamo, faccio vedere, abbastanza grandi, tipo protegge slip, ma che non assorbono tantissimo. Ok, i pants, mi hanno consigliato, soprattutto, diciamo, al corso preparto, di portare qualche pannolone, soprattutto per evitare magari di macchiare troppe mutande. Si mettono questi proprio nei momenti di necessità. Sinceramente con questi sono più tranquilla. Ho preso la taglia large, assorbenza quasi completa, della marca La Nuova Farmacia. Questi li ho presi da Eurospin. Un accappatoio in microfibra. Dentro questa borsa
ho messo le ciabatte, ho preso per l'ospedale queste ciabattine qui della De Fonseca, salviettine detergenti della Chicco, queste preferisco usarle per me e non per il bambino, assorbenti Lines Notte che sono diciamo come quelli che vi ho fatto vedere prima ma un pochettino più grandi, per perdite più grandi, le salviettine queste disinfettanti perché magari se devo disinfettare il comodino sporco una cosa o un'altra o il letto, queste le prendo da Eurospin ma ci sono anche quelle della Lidl ma queste mi piacciono di più, beauty case di Pupa e in questo ho messo tutte le cose per l'allattamento. Quindi questi sono tipo i copricapezzoli che ho preso su Amazon, una confezione della Medela è da 60, vi lascio il link anche di questo giù nell'info box. E poi mi sono portata anche la pomata, questa diciamo, sempre per i capezzoli, trattamento lenitivo e protettivo naturale, sempre della Medela, pure l'AN 100. Poi ultimo beauty case e qui ho messo tutte le cose un po' per la mia igiene personale, quindi dentifricio che vi ho fatto vedere, questo della PH Bio, spazzolino, una spugna piccolina vedete, questa di natura verde, shampoo a secco, questo della Mercy Handy che mi sembra ho ricevuto in una My Beauty Box, ne è rimasto pochissimo. Poi il famosissimo sapone Saugella verde che è proprio consigliato diciamo durante il parto per igienizzare tutto bene. Come bagno schiuma tra virgolette o comunque come detergente per me, non per il bambino, ho preso questo di Natura Bella detergente delicato che ho trovato da Eurospin. Ed infine mi sono portata un olio bagno proprio piccolino della Chicco che è questo qui. Diciamo che per tutte le cose che mi hanno consigliato di portare per la mamma ci siamo assolutamente. Le uniche cose che ancora non ho inserito nella valigia sono dei reggiseni perché uno lo vorrei ancora andare ad acquistare fra qualche giorno per capire un attimo che taglia prendere più che altro. E poi devo mettere ancora qualche asciugamano. Questo è tutto quello che ho pensato, spero sarà sufficiente. Comunque ragazze, con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Io, come sapete e come avete visto anche dal video, ho seguito per lo più questi due elenchi che mi sono stati davvero molto molto utili, soprattutto diciamo questo foglio del corso preparto. Poi naturalmente se voi già avete avuto gravidanze, naturalmente avete già partorito, spero che riusciate a darmi nei commenti qualche consiglio. Ricordatevi sempre di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!